Renzi bombarda Visco, per Banca Italia serve una figura idonea a ricevere una nuova fiducia. La mozione del PD delegittima il governatore e spacca il governo Gentiloni, che può solo addolcire il testo sulle crisi bancarie meno Bersani, non si può buttare così in piazza la Banca d'Italia. Stiamo fuori come un balcone meno. Banca Italia, PD, serve figura idonea per nuova fiducia. ANSA, il PD impegna il governo ad adottare ogni iniziativa utile a rafforzare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario ai fini della tutela del risparmio e della promozione di un maggiore clima di fiducia dei cittadini individuando a tal fine, nell'ambito delle proprie prerogative, la figura più idonea a garantire nuova fiducia nell'istituto. È il testo della mozione, che l'ANSA è in grado di anticipare, che il PD presenterà in vista del dibattito oggi alla Camera sulle mozioni su Banca Italia. La nomina dell'attuale governatore, scrive il PD nella mozione, risale al novembre del 2011 ed è, pertanto, imminente l'obbligo di procedere al rinnovo della carica che, ai sensi dell'articolo 19,8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio Superiore della Banca d'Italia. Si tratta di una scelta particolarmente delicata in considerazione del fatto che l'efficacia dell'azione di vigilanza della Banca d'Italia è stata, in questi ultimi anni, messa in dubbio dall'emergere di ripetute e rilevanti situazioni di crisi o di dissesto di banche, che a prescindere dalle ragioni che le hanno originate, sulle quali si pronunceranno gli organi competenti, ivi compresa la commissione d'inchiesta all'uopo istituita, avrebbero potuto essere mitigate nei loro effetti da una più incisiva e tempestiva attività di prevenzione e gestione delle crisi bancarie. Nel testo della mozione si rileva inoltre che le predette situazioni di crisi o di dissesto hanno costretto il governo e il Parlamento ad approvare interventi straordinari per tutelare, anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche, i risparmiatori e salvaguardare la stabilità finanziaria, in assenza dei quali si sarebbero determinati effetti drammatici sull'intero sistema bancario, sul risparmio dei cittadini, sul credito al sistema produttivo e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali. Banca Italia, PD, crisi banche potevano essere mitigate. ANSA, la nomina del governatore di Banca Italia è una scelta molto delicata anche perché l'efficacia dell'azione di vigilanza della Banca d'Italia è stata, in questi ultimi anni, messa in dubbio dall'emergere di ripetute e rilevanti situazioni di crisi o di dissesto di banche, che avrebbero potuto essere mitigate nei loro effetti da una più incisiva e tempestiva attività di prevenzione e gestione. E quanto si sostiene nella mozione del PD su Banca Italia, oggi in discussione nell'aula alla Camera. Richetti, Visco? PD non dà nome ma ora fase nuova. ANSA, la mozione Banca Italia è contro Visco? Sulla persona il PD non entra ma per Banca Italia chiede una fase nuova. Il PD non entra nel merito di una decisione che spetta al governo e al presidente del Consiglio ma non si può sottrarre da un giudizio e la mozione traccia la necessità di segnare una fase nuova. Il con chi lo si fa spetta al governo. Così il portavoce del PD Matteo Richetti, a margine di una visita con Renzi a Narni, spiega la mozione PD. Banca Italia, governo riformula un passaggio mozione PD. ANSA, il governo in aula ha dato parere favorevole alla mozione PD chiedendo la riformulazione di un capoverso ed eliminando il passaggio nel quale si affermava che le crisi avrebbero potuto essere mitigate nei loro effetti da una più incisiva e tempestiva attività di prevenzione e gestione delle crisi bancarie.
Banca Italia Camera, ok mozione PD con riformulazione governo. ANSA, sì della ULA della Camera alla mozione del PD sulle iniziative di competenza del governo in merito alla nomina del governatore della Banca d'Italia, come riformulato su richiesta del governo. I voti a favore del documento di indirizzo sono stati 213, 97 i contrari, 99 le astensioni. Ad astenersi sono stati i deputati di FI e MDP, contro si sono invece espressi quelli di SI, M5S e FD. Tutte respinte le altre mozioni, a partire da quella di M5S, che miravano direttamente a impegnare il governo a non confermare il governatore uscente Ignazio Visco alla guida di Banca Italia. Banca Italia Bersani, non si può buttarla in piazza così. ANSA, la mozione del PD è fuori da ogni logica, non puoi buttare in piazza la Banca d'Italia così. Quando vedo il partito di maggioranza fare una mozione così, cominciamo a essere fuori come un balcone. Così Pierluigi Bersani dopo il voto sulla mozione spiegando che MDP ha votato in bianco perché il Parlamento può e forse dovrebbe prevedere un meccanismo di nomina che coinvolga le commissioni magari con maggioranze qualificate ma finché che è un'altra procedura, se che è un minimo di senso delle istituzioni dobbiamo rispettarla. Banca Italia, M5S, governo in bavaglia a piedi per salvare Visco. ANSA, Palazzo Chigi in bavaglia persino il PD pur di avere mani libere sulla riconferma di Ignazio Visco a capo di Banca d'Italia. Così si prende la responsabilità di passare un colpo di spugna sulla storia recente, di negare che la vigilanza abbia avuto pesanti responsabilità nelle crisi bancarie di questi anni e infine assesta un altro schiaffo in faccia a centinaia di migliaia di risparmiatori traditi. Lo dicono i deputati M5S in relazione al voto in aula sulla mozione Banca Italia. Non sono bastati 7 crack bancari negli ultimi 9 anni, con perdite di valore per il sistema che una stima prudenziale calcola in 50-60 miliardi? Visco e i suoi uomini hanno chiuso più di un occhio in alcuni casi e in altri hanno caldeggiato soluzioni e fusioni di sistema del tutto inappropriate. Come poi i fatti hanno dimostrato, proseguono gli eletti 5 Stelle. Non parliamo della sopravvivenza dell'anatocismo bancario anche quando esso era fuori legge. Insomma, assistiamo a un continuo attacco alla tutela costituzionale del risparmio. Un attacco, chiudono i portavoce dell'M5S. Che lascia indifferenti, anzi vede complici Gentiloni, Padoan e Renzi, pronti a confermare al vertice di Palazzo Koch uno dei massimi responsabili di questo scempio. Banca Italia, Fassina, Renzi offre capro espiatorio. ANSA, su Banca d'Italia. Con la bocciatura di Ignazio Visco da parte del PD, è evidente il tentativo di Renzi di trovare il capro espiatorio delle scelte fatte dal suo governo e dal governo Gentiloni. I governi Renzi e Gentiloni hanno protetto gli interessi forti del sistema bancario italiano e oggi scaricano le responsabilità su Ignazio Visco. Invece, il problema di fondo è di democrazia. Con un Parlamento scaduto in termini di legittimazione politica sostanziale almeno dal 4 dicembre 2016 e a pochi mesi dalle elezioni, va rinviata al prossimo Parlamento e al prossimo governo la nomina del governatore della Banca d'Italia. Il governatore è figura politica e deve avere adeguata legittimazione politica. Così in un'nota Stefano Fassina, deputato di SI,